Giampiero con la N. Marta con la M. Cognome? Vitiello. Vitiello. Cioè, come uguale? Soprannome? Papi, Papi. Marta V. Età? Allora, io ho 14 anni. 5. Ma voi due siete fidanzati o fratelli? Ma intervistata dice questa domanda non andava fatta e non c'entrava quasi niente. Ma veramente? Va bene, rispondiamo lo stesso. Io sono il papà di Marta. Fidanzata. Ma fidanzata? Con chi sei fidanzata? Scusami, cioè questa è una novità. Da quanto tempo state insieme? Anche questa domanda. Stiamo insieme da 5 anni. 40. Di chi è stata l'idea di aprire il canale? L'idea è stata mia perché Marta, quando è nata, ho aperto un blog dove raccontavo un po' tutte le storielle di quando lei era nata, le sue prime scoperte, le difficoltà, eccetera. E poi tutto si è evoluto in un canale YouTube. Io l'ho aperto il canale. E quando? Ieri. Perché vi chiamate Marta V? Come ti dicevo, avevo aperto un blog dedicato a Marta, quindi Marta V, Marta Vitiello sarebbe il cognome. E quindi così è nato Marta V. Io vi chiamo Marta V. Qual è il vostro video preferito del canale? Il mio video preferito è uno dei primi, quello lì che facemmo delle etichette, che Marta tornava da scuola, che gli mancano le cose, e poi dopo alla fine, vabbè, andatelo a vedere, fate prima, vedete quello che Marta si perde tutte le cose, è un video abbastanza vecchiotto. A me mi piace quello là delle etichette. I vostri genitori lo sanno quello che fate sul web? Sì, purtroppo sì, lo sanno. No. Ah, come no? Il tuo genitore sono io! Come hanno reagito quando gliel'avete detto? Allora, mia mamma ha detto, la vuoi finire di fare le scemitaggini? A me ha detto lì. Certo, sono io il tuo padre, vabbè. Avete hobby? Io ne ho tantissimi, perché oltre a fare video, poi mi piace aggiustare le cose, costruire, fare disegni, fare le cose con le costruzioni, mi piace fare tutto quello che si può fare, lo faccio. A me mi piace andare a scuola. Puoi giocare, guardare la televisione e basta. Chi è più bravo a suonare? Sicuramente io, aspettate, vi faccio vedere come sono bravo. Prendo il mio strumento preferito. Visto? La so fare pure io! Sentiamo se... Bravissima! Chi è più bravo a cantare? Sicuramente io anche in questa cosa, sono il numero uno. Pure io. Cantateci una canzone. Oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio, sta in fronte a te. Ma non so più con jet, ma so lì lì canji. Chanto sopra di let, avete voglia di... Quando mi ributtai e chi bocca con te, agenda mamanaio, mazzetti in quantità. Marta la devi fare tutta. Va bene. Chi è più attivo sui social? Io no, io assolutamente no, sono negato, no, non li guardo neanche, niente, per me zero. Sì. Sì, cosa? Sì. Ah sì, ma sì, vai. Qual è il vostro social preferito? Sicuramente YouTube è l'unico che utilizzo poi alla fine. A me YouTube! Qual è il vostro YouTuber preferito? Allora, a me piace molto Yotobi, perché è uno dei primi che ho iniziato a seguire e mi è sempre piaciuto, mi fa divertire, è troppo bravo. Ciao Yotobi! A me... lui e Sofì. Ciao. Voi due litigate? Vabbè, normale, non è che poi litighiamo tanto perché... Normale amministrazione tra padre e figlia, non è che litighiamo poi così tanto, eh? No, non litighiamo. Chi è più permaloso? Ah, Marta. Marta, come gli dici una cosa, scappa via e si chiude in camera sua. Io. Ma papà. Chi è più pigro? No, a casa nostra la pigrizia non esiste. Noi siamo sempre in attività a fare cose, a inventare, a divertirci. Quindi pigrizia zero. Papà è pigro. Chi è più bello? Ah, sicuramente, guardate qui. No, io che sono vestita da principessa. Fate una faccia sexy. Ti piacciono gli animali? Sì, a me piacciono tantissimo, soprattutto le lucertole. A me la giraffa. Ne avete?
Purtroppo non ne posso avere di lucertole perché mamma me le fa cacciare sempre di casa. A me piacerebbe avere una bella coltivazione di lucertole. Io la giraffa non la posso tenere perché è alta quasi come il tetto. Chi si veste meglio? Sicuramente Marta, io proprio sono una frana, utilizzo sempre cose sbagliate, colori, non sono brava, non sono brava. Marta invece è bravissima. Io che sono vestita da principessa. Vi siete mai dati un bacio sul web? Scusami intervistatrice, ma non c'entrano niente queste domande! Le dovevi togliere! Scusa, ma tu mi hai detto di prendere le domande da me contro te! Ho capito, però queste domande non c'entravano niente con me e Marta, dai, noi siamo... vabbè, comunque no, non ci siamo mai baciati sul web! Sì! Sì, cosa? Ma... Diciamo, perché vi siete dati solo quel bacio? Ancora! Le dovevi togliere queste, non ci siamo dati mai nessun bacio sul web, va bene? Sì, ce lo siamo dati. Ma non è vero. Avete promesso che al raggiungimento del 1.000.000 di iscritti vi sareste baciati. Datemi un bacio. Ma anche questa domanda non c'entra niente, scusami. Ho detto che questa era di me contro te, non c'entriamo niente noi. Non avete capito, datemi un bacio. Va bene, dai Marta, dammi un bacio. Ecco, dai, ecco qua, vabbè, ce lo siamo dati. Queste domande non c'entravano niente. Ok, andiamo avanti, grazie. Cosa vi piace l'uno dell'altro? A me di Marta piace che è simpaticissima, mi fa un sacco ridere, vedete, troppo bellina, bravo. Che lui fa... Cosa proprio non sopportate dell'altro? Ah, Marta, appena si fanno le 8:30, deve andare a letto perché si innervosisce, non capisce niente, inizia a urlare, è fastidiosissima. A me non mi piace che papà mangia nel mio piatto. Tre parole per descrivere l'altro. Allora, Marta è piccolina, simpaticissima e poi è una bimba bravissimissimissima. Che papà va al lavoro, fa i video, poi lavora a computer. Va bene, basta così, dai. Sapete parlare in napoletano? Sicuramente, dai, che sappiamo parlare. Sì. Dite una frase nel vostro dialetto. Mamma mia, che famma che tengo, ma magnasso, non vuoi con tutte corna. Ma tornando al canale, ultimamente avete raggiunto un traguardo importante. 1.000.000 di iscritti, cosa si prova? Ma quale milione? Questa era la domanda Sofia e lui. Sì. Marta, era la domanda di Sofia e lui, non abbiamo raggiunto nessun milione. Dai, va bene, comunque siamo contentissimi, felicissimi. Cosa vorreste dire ai vostri fans? Grazie di tutto, siete bellissimi, fantastici per tutti i commenti, tutti gli iscritti, tutto quanto. Grazie! Fate la faccia più brutta di sempre! Fateci una risata! Grazie mille per essere stati così disponibili e gentili per questa intervista! Siete proprio una bella coppia! Grazie intervistatrice, ma la prossima volta la cambio! Come concludete di solito i vostri video? Dai Marta, vai con i saluti finali! Mettete tanti pollici in su, iscrivetevi al canale! Condividete con tutte le mamme, ci vediamo al prossimo video. Sigla! Marta, vai subito a vedere che fine ha fatto la nostra collaboratrice, che la licenziamo subito!